Lo sapete che dal 7.30 potete recuperare una bella cifra dal mutuo? Avete presente i famosi interessi che si pagano? In gergo sono detti interessi passivi. In questo video voglio spiegarvi esattamente come fare per detrarre, cioè risparmiare, una parte degli interessi passivi del mutuo sulla prima casa, sulla seconda casa eppure sui lavori di ristrutturazione. Guardate con attenzione perché durante il video vi farò proprio vedere come compilare il 730 per ottenere questo sconto. E se volete capire meglio il fisco e come risparmiare un bel po' di soldi, iscrivetevi anche al nostro canale YouTube e attivate la campanella delle notifiche. E mettete anche like per farci sapere se il video vi è servito. Lo prenderemo come un grazie. Ok, torniamo a noi. Con le detrazioni degli interessi passivi sul mutuo, dal 730 vi potreste trovare in tasca fino a 760 euro in più ogni anno. Ma come funziona? In pratica potete scaricare il 19% degli interessi che avete pagato, e non solo, anche degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione. Piccola parentesi, cosa sono oneri accessori e quote di rivalutazione? Allora, ve lo dico per sommi capi cosa sono queste somme, giusto per avere una panoramica più completa. Si tratta di una serie di costi sostenuti, come per esempio le commissioni alla banca, le spese del notaio, fino ad arrivare alla penalità che si deve pagare se si estingue in anticipo un mutuo. Attenzione però, perché per quanto riguarda il notaio sono detraibili solo le spese per il mutuo, non quelle per la compravendita della casa, che invece figurano nelle spese non detraibili. Insomma, da come avrete capito, ci sono purtroppo tante spese, possiamo dire, extra rispetto al valore dell'immobile, che però spesso si possono detrarre. Ma adesso facciamo un esempio. Supponiamo di avere fatto un mutuo di, facciamo, 150.000 euro per acquistare la prima casa. Sto inventando completamente. E supponiamo quindi di avere, o meglio, di pagare un interesse, quindi un tasso di interesse anno del 2,5%. Ok, quindi dovremmo pagare 150.000 per 2,5% uguale 3.750 euro di interessi ogni anno. La detrazione, quindi il risparmio, sarà il 19% di questa cifra. Quindi 3.750 per 19% uguale 712,50 euro. Perfetto, nel caso di questo mutuo potremo ridurre l'IRPEF da pagare allo Stato di 712,50 euro. Ora una domanda che ha senso farsi è: ma questa detrazione varia in base al reddito? No, non importa quanto si guadagna. Tutti possono detrarre gli interessi, però c'è un limite, cioè esiste una quota di interessi massima su cui calcolare questa detrazione. E questa quota massima è 4.000 euro. Quindi la detrazione può essere calcolata fino a un valore di 4.000 euro di interessi passivi pagati. Tradotto, la detrazione massima è 4.000 per 19% uguale 760 euro. Non si può risparmiare di più di 760 euro. Tornando all'esempio, mettiamo il caso che il mio tasso sia al 4% anziché al 2,5%. Quindi pagherò di interessi 150.000 euro per 4% e non per il 2,5%, e il risultato sono 6.000 euro, cioè 6.000 euro di interessi da pagare. Di questi 6.000 euro posso detrarre il 19%, non di 6.000, ma di 4.000 euro, e il risultato è appunto 760 euro. Guardate, comunque qui in questa tabella c'è il calcolo di quanto potete risparmiare per le varie fasce di interessi pagati. Mi raccomando però, fate il vostro calcolo preciso, perché queste somme sono indicative e soprattutto le abbiamo fatte con cifre tonde. Ma chi è che ha diritto a questa detrazione? Chiunque stia pagando un mutuo sulla prima casa, purché abbia un reddito, perché senza reddito ovviamente non si pagano imposte e quindi è impossibile detrarre qualcosa. In realtà anche le partite IVA in regime forfettario non hanno questo diritto, perché di fatto scaricano con un forfè e quindi diciamo che non possono godere di ulteriori detrazioni. Quindi non è che non abbiano il diritto alla detrazione, hanno semplicemente un sistema diverso per quanto riguarda le detrazioni. E se tipo il mutuo fosse cointestato a due coniugi? Allora, se uno dei due è a carico dell'altro, tutta la detrazione allora andrà al coniuge, diciamo, che mantiene. Altrimenti, se nessuno è a carico dell'altro, la detrazione si ripartisce tra i due per un massimo di 2.000 euro a testa, cioè la metà di 4.000. E se invece pagassi il mutuo a un mio familiare, tipo, non ho figli, ma se pagassi il mutuo a mio figlio, in questo caso
posso detrarre gli interessi che pago, anche se li pago per un'altra persona. E quali sono le tempistiche per usufruire della detrazione? Allora, si deve rendere la casa acquistata, la propria abitazione principale, entro un anno dall'acquisto dell'immobile. Quindi in sostanza servono tre cose: la proprietà dell'immobile, la residenza e la dimora abituale. Insomma, ci si deve vivere. Ma vediamo ora come si compila il 730 per detrarre gli interessi dal mutuo. Guardate, nel 730 semplicemente dovete indicare l'importo pagato in interessi al rigo E7. Qui, vedete? C'è proprio scritto interessi per mutui ipotecari acquisto abitazione principale. Non si può sbagliare. Ok, ora passiamo alla detrazione degli interessi passivi pagati per acquistare la seconda casa. Quello che cambia in questo caso è l'importo massimo di interessi su cui calcolare quel 19% che possiamo non pagare. Infatti, mentre per la prima casa il limite era di 4.000 euro e la detrazione massima quindi era 4.000 per 19%, 760 euro, per la seconda casa invece questo tetto scende a 2.065,83 euro. Quindi la detrazione massima si deve calcolare così in questo caso: 2.065,83 per 19% uguale 392,50 euro. Ma attenzione, questa è la detrazione massima. Se avete pagato meno di interessi, ovviamente dovrete calcolare, come dicevamo prima, quanto avete pagato per il 19%. E in questo caso come si indica nel 730? Qui, quadro E, dai righi E8 ai 10. Qui dovete scrivere il codice 8. E qui gli interessi passivi pagati. Come funziona invece la detrazione per la ristrutturazione? È molto simile a quello che dicevamo prima. In pratica, se si fa un mutuo per ristrutturare o, attenzione, per costruire la prima casa, si possono detrarre gli interessi passivi pagati alla banca. Però qui il limite è molto più alto. Con la ristrutturazione o costruzione, la detrazione può arrivare fino a un massimo di 2.582,28 euro annui. Comunque poi il calcolo è sempre lo stesso: interessi del mutuo che abbiamo fatto per il 19%. Attenzione, perché per detrarre gli interessi del mutuo sulla ristrutturazione c'è una tempistica precisa da rispettare, cioè la stipula del mutuo deve essere stata fatta minimo 6 mesi prima dell'inizio dei lavori e massimo 18 mesi dopo. Ok, e nel 730 dove si indicano queste spese? Quadro E del modello 730, dai righi E8 ai 10, codice 10. Ora una domanda che sicuramente può avere senso: ma questa detrazione è cumulabile alla detrazione del mutuo per l'acquisto della prima casa? Sì, di base una detrazione non esclude l'altra. Ora, prima di chiudere, vi dico che sul nostro sito Antonio Barbato, il nostro direttore editoriale, ha scritto un articolo molto approfondito su questo tema e lì ci sono tutti, ma proprio tutti, i dettagli per ogni caso specifico. Quindi, se volete approfondire ulteriormente, trovate il link del suo articolo in descrizione. Detto questo, salvate il video per quando vi servirà. Condividetelo a chi potrebbe servire, mettete like se vi è piaciuto e noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao!